Che mi metto bene la maglia qua. Ciao a tutti, allora oggi torna una graditissima ospite, la nonna torna come graditissima ospite. Gra ringrazia magari. Grazie. Prego. Le altre volte ho scoperto, America. no, l'indie, la musica indie. E poi vi scopro. Ah no, e poi avevamo parlato di Ever Parisi e Lorella Cuccarini, ma un anno fa tipo. Anche di più. Probabilmente sì. E oggi invece la nonna scoprirà un'altra cosa molto bella, ma mi piace. Non sono molto addentro a questa cosa, a questo argomento che adesso scoprirà. Però a me piace, cioè così una volta ogni tanto. Oggi la nonna scopre il K-pop. Sai che cos'è? Il pop sudcoreano. È molto carino, fermati. Allora, ci sono tantissimi gruppi, te lo dico, ok? Anche con tantissimi membri, tantissimi cantanti, ok? Io ne conosco due, ok, di gruppi. Cioè, tra virgolette, ok. Uno lo conosco abbastanza bene, sono solo quattro ragazze, le so addirittura riconoscere tutte. No, non è vero, due le so riconoscere subito a vista, delle altre due so il nome, quindi mi sembra già un buon passo avanti. Va bene. E si chiamano Blackpink. Non farmi dire delle parole, dai. Blackpink, sì. No, significa tanto nero e rosa, Va capito? bene. L'altro gruppo invece è molto più folto, cioè ci sono molti più cantanti dentro, sono tutti ragazzi. Si chiamano BTS. Io non ne conosco neanche uno, però vediamo insieme e commentiamo cosa ci piace, cosa non ci Ah, piace. beh, allora tu la porti. Pronta? Pronta. Non muovere il tavolo. Ah no, che va giù la luce. Ma anche il Anche il telefono, telefono. soprattutto il telefono. Ok. Bastano un po'. Ancora. Ti sento Ho forte questa, lei si chiama Lisa. Lei no. Lei si chiama Rosé, poi ci sono Jisoo, che credo sia questa, e poi c'è Jennie. Piacere, no? Ecco, lei è Lisa. Lei però non è coreana, lei è thailandese. Allora, lei credo sia Jisoo, ma no, no, uno non so se si pronuncia così, se ho sbagliato correggetemi, e due non sono sicura sia lei, forse potrebbe anche essere Jennie, io so. Ecco, lei è Rosé, questo lo so perché ha i capelli rosa. E lei, se non mi ricordo sbagliato, è tipo cresciuta in Australia. Ecco, lei è così. E come hanno fatto a trovarsi? Non mi ricordo esattamente questa cosa. Hanno fatto dei provini, dei casting, poi tutta una scuola di cui dopo ti racconto. Ma che brave che sono. La mia preferita è lei, Elisa. Elisa la riconosco sai perché ha la frangetta. Ha sempre la frangetta. Ho capito. Ma sono rossi quei capelli? No, sono rosa tipo, però con le luci. Aspetta che adesso urla. Si è bloccato. Che coreografia pazzesca! Loro sono così bravi. Sono brave loro. Appunto dico. Questa è rossa, questa è bionda.
Una castagna chiara, l'altra castagna scura. Castagna, non castagna. Castagna. Ok. È uno. Questo è uno. Allora, ti è piaciuto? Cioè, loro ballano bene. E ti piace come cantano? Sì, anche come cantano. Togliere la cuffia adesso. Adesso ne parliamo. No, lascia stare. La lascia stare, per carità, che puoi rimetterla un casino. No, non è un casino, però dato che sto su, la c'era. Ok, allora, quindi ti piace? Ti piacciono loro? Sì, mi piacciono. Mi piacciono. Ti piacciono? Ok, sì. Male. Va bene. Ti piace. Qual è quella che ti piace di più? Allora, sono tutte e quattro uguali, eh. Sono brave tutte e quattro. Sì. Adesso ti spiego. Loro hanno iniziato come gruppo, adesso loro hanno tipo 25 anni, più o meno la mia. No. Sì. Quella con la frangetta, Lisa, ieri ha compiuto 25 anni. Ieri per noi, l'altro ieri per chi ci guarda domani. Ah, beh, sì. Ha compiuto 25 anni, quindi più o meno l'età è quella. Allora hanno iniziato, se non sbaglio, come gruppo. È più vecchia di te, no? No. Ah, un anno in meno. No, ascoltami. Nel K-pop, cioè nel pop coreano, nell'industria della musica coreana, questi gruppi vengono scelti con molta attenzione, ok? Cioè c'è tutto un processo che porta appunto le persone ad andare a dei casting, ok? Fa una specie di scuola, fanno tutti una specie di scuola, sì. Ok? Molto dura, non muovere il codo, non... Dicevo, fanno una specie di scuola, ok? Molto dura, in cui imparano a cantare, a ballare, a fare le due cose insieme, però fanno delle coreografie molto impegnative comunque. Quindi... Abbastanza buone. Quindi... Insomma, questa qua che hanno fatto era buona. Poi soprattutto impegnative. Eh? Tra l'altro loro, se non sbaglio, Rosé sa anche suonare la chitarra e anche il pianoforte. Non lo so, se sapete che cosa suonano come strumenti queste ragazze, scrivetelo, perché non me lo ricordo. Perché ho visto un documentario, però è successo, l'ho visto tipo 2 anni fa. No, un anno e mezzo. Non mi ricordo quando l'ho visto questo documentario, però l'ho visto. Fanno questa scuola in cui imparano a fare tutto, ma lo devono fare tutto benissimo. Cioè devono avere anche... Non basta che sappiano, capisci? Vabbè, cantare o ballare. E ballare e cantare insieme, cioè devono anche avere un po' di carisma, un bel po' di carisma, cioè le hai viste come sono pazzesche. E soprattutto, appunto, come dire, devono fare comunque tante ore in modo anche estenuante. Ad esempio, in questo documentario che ho visto... Quanto ci sei stata a guardare? Non lo so quanto durava 2 ore, non lo so. Ma le seguivano da quando sono... hanno seguito la loro storia, in pratica, no? E si fermava, mi pare, nel 2019, come cronologia, no? Nel 2019 loro hanno partecipato a questo evento, che è un grandissimo festival, ok? Che si fa a Los Angeles, che si chiama Coachella Festival. Ok, è un evento, è un festival che dura 2 o 3 giorni e c'è sia ad aprile che a maggio, a fine aprile e a fine maggio, oppure a fine maggio e a giugno, insomma nel giro di un mese. Volte, brava, esatto, non muovere il tavolo. Sono andate dove erano loro, che non so, stanno stati in Corea, nella Corea del Sud, sono andate a Los Angeles, che erano molto stanche ancora per tutto il lavoro che avevano fatto. Capisci? E però loro dovevano esibirsi comunque, anche se avevano male dappertutto, ok? E quindi l'hanno bocciato. No, anzi, hanno fatto un bellissimo concerto. È normale, dai. E comunque adesso poi ognuna sta facendo una o due canzoni da sola. Per provarle anche come cantante solista. Comunque, questo per dire che hanno un training molto lungo, hanno un allenamento molto lungo, molto complicato. Non diventi cantante K-pop così. Ci va comunque un... Cioè, tutto, dappertutto ci va. Però, capisci che... Se vuoi cantare bene, se vuoi fare bene, ti devi allenare, ti devi... Ecco. Ok, ne vediamo un'altra loro oppure cambiamo con un altro gruppo? Aspetta un attimo. Cos'è? Guardavo il minutaggio. Che cos'è? Quanti minuti stiamo parlando? Dai. Vogliamo vedere ancora una volta un altro loro oppure cambiamo? Se c'è da dire qualcosa, andiamo. Vediamo una loro esibizione live, ok? Una di quelle che ti stavo dicendo al Coachella Festival, va bene? Ok. Sì, questo è del 2019. Vedi,
Forse sono loro dietro le quinte. Mm. Comunque non è una cosa comune, no? O comunque frequente che delle dei cantanti. Ogni anno che dei cantanti coreani arrivino nella musica occidentale e soprattutto in quella americana. Mm-hmm. Invece adesso si stanno espandendo loro e BTS soprattutto. Ah. Vediamo. Va bene. Ma forse l'avevamo già visto questo qua. Ma è una canzone molto famosa, però già visto con te, no? Mi piace il costume suo. Mm? Mi piace il costume suo. Lei. Che costume ha? Boh, bianco e nero. Non è un costume. No, nel senso vestito. Mm. Costume di cena. Mm. Allora, lei Lisa, secondo me è la più brava. Cioè, non che le altre facciano schifo, assolutamente no. Però lei, secondo me, Lisa, questa qui. Quella lì con la coda. Con la coda. È veramente brava, cioè bravissima. E lei di solito è quella che rappa anche. Mm-hmm. Ma non dovrebbero vestirsi uguali? No, vabbè, non si fa più questa cosa. È una cosa vecchissima di vestirsi uguali. Selenia, se cantano insieme... Ma no, è appunto, ma appunto, perché ognuna ha la sua individualità, capito? Ha maggior ragione perché sono quattro. Appunto. Non creano troppa confusione se sono quattro vestite diverse, capito? Però stanno bene vestiti tutti e quattro uguali, come facevano una volta. Perché... I Beatles. No, i Beatles no, perché... io non so come erano vestiti. Tutti uguali. No, ma perché così ognuna ognuna è se stessa in un gruppo fatto di tante individualità da sole. Grazie. Tante individualità da sole, mm-hmm, che si uniscono nel loro essere diverse, capisci? Cioè ognuna è unica, sì, però sì, insieme sì, alle altre. Sì, sì, sì. Che bello quando fanno rumore. Grazie. C'ho quelli là che sono andati a ruotare vabbè, guardiamo qua. Ieri sera la nonna, non distrarti. No, ma io guardo. No, ma poi non posso tagliare il video. Ecco una cosa io, cioè non approvo, non approvo tra virgolette, delle scelte del loro stylist, le scarpe. A me non piacciono quasi mai le scarpe che mettono loro addosso. Saranno... Perché ballare con questi stivali qua, mm-hmm, è fatica. È molto più faticoso, esatto. Oltre che esteticamente orrendo, però a me non piace. No. Ma li hanno tutti così. Sì, vabbè, che c'entra? Non è che non mi piacciono solo su di una, su tutte. Poi bianco e nero. Secondo come hanno vestito? Vabbè, sì, però, ovviamente. Ok, allora ti sono piaciute? Sì. Bravo, vero? Mm. E poi adesso vediamo, meglio nello specifico con i BTS, perché il K-pop altro non è che il pop americano, ok, degli anni 90, portato ad oggi con più mezzi tecnologici e più soldi. Vabbè. E già ne avevano abbastanza all'epoca, fidati. Però adesso ne hanno ancora di più. Vabbè. Ma anche perché, sai cosa? Fare video, cose varie, oggi costa molto di meno. Le tecnologie costano molto di meno. Ok. Quindi, o per forza di cose hanno più soldi e più mezzi. Ok. E alla fine dei conti fanno quello. Guarda. Ma però servono i fondi, fidati. È certo che servono. Se non portano a casa niente... Appunto, è inutile farlo. Ok, siamo pronti per i BTS? Te lo dico, nonna, te lo ripeto, io non li conosco. Non so chi siano loro, nel senso di... Presentatevi. No, io mi ricordo che fossero 11, però forse non sono 11, sono 6. Che mi sembra già abbastanza, comunque. Ok, sì, sono 6. Ma quello bevellate, figurati. C'è troppo alto? No, no. Shoes on, get up in the morning.
Aspetta che è troppo alto qua. Ok. Guarda, tutti vestiti diversi. Niente, oh, non ti va giusta cosa, eh? Mm? Non ti va giusta? No! Allora, amici del K-pop, ascoltate mia nonna e vestitevi tutti uguali, per piacere. Almeno dello stesso colore, dici tu. Poi che uno abbia la camicia, l'altro la maglietta. Colore, stesso colore. Uno è fiorato, l'altro è... Ah, ma questa righe. Questo ci ha fatto i capelli bianchi. No, qua sono azzurri, dico. Sono azzurri? Ah, erano azzurri. Non urlare, sono azzurri. Anche perché sexy. Non so di chi stia parlando. Ah, no, beh, quanti sono? Uno, due, tre, qua. Sì, no, sono sei. Sei sono. No, tre, sì. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sono 7. 7 sono. Vabbè, io avevo detto 11. Sempre disperi erano, eh? 6 no, perché pari. Appunto. Diciamo che c'è un filo proprio, ma un filo di ispirazione a Michael Jackson. Ma proprio un filo, eh? No, non è, sono identici. Per favore, fanno le stesse cose. Però voglio dire, non è una, come dire, un'accusa, anzi, è evidente che sia così e loro sono bravissimi. Perché non è facile arrivare a quel modello. Perfetto, sono. Sì, sì. Ma sono giovani. Sì, ma adesso sta canzone di qualche anno fa, ma beh, sono comunque giovani. Loro quest'anno si esibiscono ai Grammy, o il prossimo. Come? Si esibiscono ai Grammy. E chi sono? Sono i premi, tipo gli Oscar, ok, della musica. Ah. Cantano bene. Sì, sì. No, non chiedermi di riconoscere, di dirti i nomi, perché non ho la tutta l'idea. No, va bene. Ok. Beh, lo saprai te, cioè... Ah sì, vabbè, però... Allora ti sono piaciuti loro? Sì. Loro hanno seguito la stessa identica formazione, diciamo, di quelle quattro di prima. Mm-hmm. Quattro ragazzi di prima. Mm-hmm. Quindi immaginati quanto possa essere complicato. Comunque riuscire... Anche perché devono avere appunto questo livello qui. Sì, sì, sì. Cioè, il livello per tutti... I maschi, per tutti i, come si chiamano, i gruppi maschili, poi ce ne sono di appunto più con più persone. Sono sicura che ce ne sia uno da 11 persone, però non sono loro, evidentemente. O, ma in generale, insomma, mm-hmm, sono tutti. Cosa guardi? I video no, consigliati? No, guardavo. Sono i video consigliati. Il livello, insomma, è appunto Michael Jackson, che non è proprio un livello così. Da principianti, beh. È il top del top del top di tutto. Quindi insomma, cioè, immaginati dover arrivare subito a quello, cioè senza tappa intermedia, cioè è quello, quello devi fare e quello fanno. E sono molto bravi. Il problema del K-pop è appunto questo, ok? È un'industria, attenta, l'industria musicale coreana, del K-pop quantomeno, è molto rigida, ok? Possiamo toglierla, a meno che tu non ne voglia vedere un altro. No, cos'è l'altro? No, non lo so, eh. Ah, beh. Vabbè, dai. Comunque, il K-pop è un'industria difficile, ok, da resisterci, perché comunque è molto rigida, cioè ci sono delle... C'è un ritmo molto serrato, ok? Devi saper fare tutto, saperlo fare bene, e non c'è tempo per sbagliare, devi imparare subito tante cose, poi soprattutto... Posso togliere? Sì, sì, togli pure. E infatti, anni fa, un componente di un gruppo, ok, e si è suicidato. Poverino, beh, perché appunto la pressione, lo sforzo da fare. Esatto, lo aveva portato alla depressione. E quindi, guarda, cerchiamo subito. Sì, qua parla più che altro del contatto diretto con gli hater sui social. Che tu mi dici, che penserai che cosa sta dicendo questa? Sì, gli hater sono i detrattori, però non sono soltanto i detrattori, quelli che tipo dici,
che ne so, mi piace X, no, a me non piace. Quelli lì, vabbè, va bene, ci sta, ok. Gli etero sono proprio quelli che ti sputano odio, cioè che ti fanno, che ti dicono, ah, sei un incapace, devi morire, queste cose qui, ok? Sui social, su internet, ok? Su Facebook, Twitter, Instagram, queste cose qui, no? E quindi evidentemente tutto questo contatto, no? Cioè comunque questa pressione portata appunto da questo odio fomentato nei loro confronti, in più appunto la pressione di un'industria, Poi no? anche sono Sono molto giovani. giovani, anche questo è molto importante, sono tutti molto giovani. Cioè, non so esattamente come si evolva la questione K-pop, cioè se ad un certo punto, perché so che escono tanti gruppi. Quotidianamente, come si dice? Regolarmente, no, 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 in mesi no, perché devono, cioè ci va tanto per proporre un gruppo, cercare le persone, istruirle, eccetera. Regolarmente vengono proposti nuovi gruppi, ok? Non so che fine facciano gli altri, ok? Perché non, quando vedo le persone che ne parlano, vedo che parlano un po' sempre degli stessi e poi ad un certo punto ne arrivano di nuovi. Però alcuni non li vedo più, quindi non so che fine facciano, magari le persone che seguo non li seguono più e quindi non so che fine facciano poi questi i gruppi più vecchi, tra virgolette, no? Non so se ad esempio, che ne so, arrivati a 35 anni questi vengono mandati in pensione perché non vanno più bene. Secondo me è un po' così. Può Può essere, essere. brava, esatto, che secondo me. Però non lo so, amici del K-pop, K-poppers, diteci che cosa succede quando poi diventano adulti. Cioè, quando diventano 35 anni questi qui, cosa succede? Mandano a casa. Beh, non lo so, può darsi, secondo me sì, però ditecelo voi. Comunque, i fan del K-pop si chiamano K-popper, ok? E sono pazzeschi, ok? Perché tanto sono tantissimi, ma sono una marea ovunque, li trovi ovunque. Ma soprattutto, quando ci sono da fare delle faide, ok? Delle cose in generale sui social, loro ci sono sempre. Ti spiego cosa è successo una volta. Una volta è successo che c'era una convention di Trump, no? Tipo un evento di Trump negli Stati Uniti, ok? E in cui si facevano i soliti discorsi razzisti, no? Sai, quelle cose lì. Certo. E allora che cosa hanno fatto loro? Hanno boicottato il sistema informatico perché in sostanza per andare a questo evento, se mi ricordo giusto, bisognava iscriversi, tipo, no? Loro cosa hanno fatto? Hanno boicottato l'evento. Ok? Mandando al posto delle iscrizioni i nomi dei cantanti K-pop e le foto in modo tale da far crashare, cioè da far crollare il sistema informatico che reggeva tutto e bloccare tutto per un po'. Ti rendi conto di che cosa sono capaci questi? Io li adoro, non metterti mai contro quelli del K-pop perché sono troppi, non li puoi gestire. Okay. K-pop che tra l'altro abbraccia tutti, è universale, perché tu puoi avere la tua età, oppure 16 anni, oppure, è Si può tutto mettere un'unica, puoi ascoltare, due, sì, è ho per tutti, capito. è come il circo, piace a tutti, Ah, ok? beh. È uno spettacolo che vale per tutti, dagli 0 ai 99 anni, Certo, insomma, e quindi, anche di più. anche di più, vabbè, insomma, per dirti che comunque, cioè, sono mica da ridere, Ah, per me dai, dai, dai. c'è da lavorare, ma per Sì, tutto. c'è da lavorare, però c'è anche da rendersi conto che stiamo parlando di esseri umani. Cioè, Allora, capisco tutto, però. lì bisogna fare un poco. Devi farcela per forza, Sì, è quello perché il se no, punto. guarda, ti ammazzano. Sì, metaforicamente. Sì, no, no, assolutamente, appunto per quello dico, dovremmo, come dire, un po' rifiutarla questa cultura della perfezione, capisci? No, se non sei perfetta non ti prendono. Ho capito, ma appunto per quello. Cioè io capisco tutto, capisco l'intrattenimento, capisco la qualità, ma a volte la qualità non è necessaria estrapolarla dall'esistenza delle persone, capisci? Cioè vale di più la qualità della Sì, quello persona, sì. capisci? Quello La sì. domanda che ci poniamo, amici, è questa. Rispondiamo tutti insieme. Ognuno dia la propria risposta. Vale la pena stare così tanto male ad No. arrivare al suicidio in No. nome della qualità della musica pop? No. No, la nonna dice di no e anche secondo me. Va bene, cari, abbiamo parlato un sacco di tempo. Quello sì. Quello sì, abbiamo visto dei bei video, delle belle canzoni, abbiamo visto dei bravi cantanti. Mi sono piaciuti. Sono bravi. Allora, abbiamo visto dei bravi cantanti e abbiamo anche fatto delle belle riflessioni insieme. Ok, quindi possiamo salutare. Vieni un po' più avanti.
Buonasera. No, lo guardano domani mattina. Domani mattina allora, buongiorno. Brava. Magari domani mattina quando aprono, buongiorno. Ecco, vedi. Va bene. E boh, possiamo salutare. Sì. Andiamo, andiamo. Sì, non...